Allora, martedì ragazzi, martedì, il giorno dopo di una giornata di merda. Come avete visto, là ho portato via lo specchio a destra. Ieri giornata del cazzo, dai. Scusate il termine, ogni tanto mi scappano, ma è così. Ho voglia di fare un cazzo, quando succedono queste cose qui, sono cose che succedono, sì, d'accordo, ma non so, io la prendo male, non riesco, diciamo, a capacitarmene perché poi subito dopo che è successo pensi, no? Sì, va bene, hai evitato uno, però se magari facevi così, però se potevi far cosà, trovi sempre, cioè ti devi macerare, no? Nel danno che hai fatto, non è che la prendi come molti dicono, è successo, vaffanculo, no, io no. Non le digerisco, dai, sono cose che quando faccio un danno, ma qualsiasi cosa mi capiti, anche su roba mia personale, cioè poi c'ho quel retropensiero che non riesco più mi rovino la giornata, dai, mi rovino la giornata completamente, e un pezzo anche del giorno dopo, non solo della giornata. Comunque dai ragazzi, è andata, l'importante è che alla fine il danno sì, c'è, però è minimo, è quello che è, non è diciamo grosso. Che poi è tutta una questione di fortuna, no? Magari un centimetro più in là e non succede nulla, un centimetro più in qua prendi la macchina e succede chissà cosa. Sempre quel centimetro, secondo dove sei, ti chiappa la ruota giù nella fossetta e ti rovesci. Sempre, sempre a pensare a queste cose, no? Questo è un lavoro basato molto sulla fortuna, ma abbastanza sulla fortuna. E io in 41 anni posso dire di esserlo stato, perché poi tutto sommato non ho mai fatto danni grossi esagerati, mai. Quindi, no. Con la mia coscienza sono a posto. A parte questo, dai, comunque adesso sono qui all'officina della MAN. È da ieri sera che sono qua perché ho telefonato al servizio MAN, mi hanno detto di venire qui e qua sembrava che si riparasse nel giro di un'ora. E invece poi l'amara sorpresa, lo specchio non c'era, lo hanno ordinato e stamani alle 8, 8 e un quarto mi ha detto che dovrebbe arrivare. Massimo 8 e mezzo, il tempo tecnico di montarlo, e poi alla fine se è completo sono due bulloncini, penso, non di più, uno spinotto e si riparte, speriamo. Poi ho buttato via una giornata, si può dire, una giornata no, perché avevo già scaricato e ricaricato, adesso devo solo sistemare questo e basta. Sono cose che succedono, però quando mi succedono mi fanno star male. Sono qui a Monselice, officina Guglielmo. Ho dormito qua, è dalle 5 che sono fermo qui, ieri sera. E adesso aspettiamo, aspettiamo che mi dicano di andare dentro. E poi vi faccio vedere il lavoro, dai. A dopo. Allora, in un'ora abbiamo fatto, sono le 9 e sono ripartito. Quindi mi hanno cambiato lo specchio e anche la freccia destra che era rotta anche quella, dai. Lo specchio non è bianco ma è nero. Lo userò come segno di distinzione per distinguermi dagli altri, che devo dire. Me la sento certo di dire adesso di farmi verniciare lo specchio, ah. Penso che lo lascerò così.